Un saluto a tutti voi, ben ritrovati sul mio canale Le Cronache della Bellezza. Se notate qualcosa di nuovo, ebbene sì, c'è davvero qualcosa di nuovo. Un bel taglio zac ai capelli ed il fatto che gli occhi sono davvero molto poco truccati perché ho un altro problema alla vista. Vi premetto che in questo video sarò un po' lamentosa, ma mi piace farlo con uno spirito ironico, ecco, quindi accogliete tutte quelle che sono insomma le mie i miei sfoghi, i miei racconti, proprio come si fa con un'amica che si confida con voi, ma chiaramente sdrammatizzando, perché non voglio essere ovviamente pesante o passare per una persona che si lamenta. Allora, in questo video parleremo di esperienze beauty e non solo, ma in particolare beauty negative, e di prodotti che ho acquistato e che, ragazze, cioè un flop pazzesco, cioè proprio prodotti che vorrei veramente mettere indietro le lancette del tempo e dirmi non comprarli, perché veramente stai facendo una bip. Allora, da cosa iniziamo? Facciamo un po' e un po'. Iniziamo subito con alcuni prodotti che forse vi avevo già fatto vedere o non li avevo fatto vedere. No, forse non, ma alcuni sì, alcuni no, probabilmente. Allora, partiamo da questo. Come vedete, questo è un sacchetto di Kiko, ha anche un colore meraviglioso che io adoro. Però diciamo che la spesa che ho fatto da loro ultimamente non mi ha soddisfatta. Magari è anche colpa mia che non ho saputo scegliere, ma veniamo noi. Allora, avevo bisogno di trovare un correttore che fosse un pochino diverso da questo di Astra che vi avevo fatto vedere appunto in alcuni video ultimi, perché è un po' troppo chiaro. Volevo un prodotto che facesse color correction, o meglio, quindi nascondere leggermente per quanto possibile le occhiaie scure, e le truccatrici che ne sanno molto più di me fanno vedere che si fa con un color pesca o aranciato. Sono appunto andata da Kiko pensando di comprare il loro correttore basico, quello fluido, con appunto l'applicatore, che insomma costa sui 7 euro, 7 euro e mezzo. E la commessa mi dice: ma no, guarda che questo è troppo scuro, guarda che quello azzurro in effetti non va bene, insomma non si trovava il colore adatto. E poi mi dice: ma perché non provi con questo prodotto che è nuovo, è di Radiance Boost Primer e Concealer Duo, e qui ve li faccio vedere. Premetto che l'idea secondo me è molto buona, cioè mettere un prodotto che faccia da primer e che è anche un po' perlato sotto, diciamo, prima di applicare il correttore come base, e quindi anche magari idratare e dopo passare il correttore. Ora io vi faccio vedere entrambi i due diciamo prodotti, due in uno. Qua ci sarebbe il primer, non so se si vede perché io non lo so, e qua invece c'è il correttore che ho acquistato in questa tonalità, che è un po' sì, giallina, pigmentatella. Allora, il nulla del nulla. Innanzitutto il primer che ho dato, magari voi lo avete acquistato, vi siete trovate bene, cioè datemi anzi dei consigli in merito, Il primer non lo sento, cioè lo applico, cerco di non esagerare, ne ho messo anche un po' di più stasera, ma guardate, ho proprio questo problema, ho una iridociclite, che sarebbe una forma di uveite all'occhio, quello un po' sano, e quindi non mi sono potuta truccare, ho potuto solo fare questo e già mettere, credetemi, un po' di matita marrone, un po' di ombrettino, così, e tanto mascara non ne ho. Torniamo a noi. Dicevo, mettere comunque questo prodottino qua e qua, primer, vabbè. Poi ci ho messo l'altro, quello più pigmentato, boh, cioè le occhiaie si vedono e mi danno un effetto secco pazzesco sotto gli occhi. Quindi no, no, assolutamente no. Cosa cavolo l'ho comprato a fare? Perché mi è venuto in mente di acquistarlo. In realtà non era venuto in mente a me, è venuto in mente alla commessa, sicuramente lei voleva fare del bene, ma così non è stato. Fatemi sapere se voi questo Radiance Booster, aspettate, base contorno occhi e correttore, a voi funziona, di Kiko.
Radiance Boost Primer e Concealer Duo. Poi c'è un altro prodotto di Kiko che ho acquistato sotto consiglio della commessa. Allora, questo è Unlimited Blush numero 01. Avete presente i loro blush classici? E questa è la tonalità, che detto proprio così a vederlo non è niente male, ma proprio per niente, ok? Poi però che succede? Che eravamo indecise su due colorazioni, io e la commessa, perché volevo una colorazione un po' più sul cherry, ma senza esagerare. Allora, io non riesco a farvi vedere questo. Si vede? Ci ho passato due o tre volte con la mano. Si vede il colore? Io veramente non ho parole, non si vede questo blush. Cioè, dovete scavarlo, bagnarlo. Cioè, proprio no, state tranquille che non vi fa macchia, perché non si vede proprio, cioè. Ma che flop, ragazzi! Ma allora, possibile, ma la pigmentazione di tutti questi Unlimited oppure è questa, la 01? Mi sa che più la 01, perché la commessa mi aveva detto la 02 comunque l'altra che avevamo scelto è sì un po' più sul mauve, però forse è troppo. Questa è più soft, la vedo meglio, ma più soft di che non si vede proprio, cioè scusatemi. Infatti adesso per fare il video ho dovuto mettere questa, che di Debbie è il fard, diciamo il blush di Debbie Experience colore 03 Cherry, cioè scusate, forse questo un minimo si vede di più. Soldi proprio buttati, soldi buttati. Però se la vi, meno male che non sono stati. Allora, aspettate, perché ho anche lo scontrino. Allora, vediamo un attimino quanto ho speso veramente. Allora, Unlimited Blush 11,49. Io credevo di aver speso meno di blush. 11,40, cioè 12 euro. Poi 12,99, quindi 13 euro per questo. Ok, poi ho preso la Smart Fusion Lip Liner Lip Pencil, 3,49 euro, funziona, il numero universale, diciamo. E vabbè, allora, guardate, cioè io non ho parole. Dunque, 12 e 13 euro buttati, 25 euro buttati da Kiko. Ho detto tutto. Proprio esperienza pessima, veramente. Cosa cavolo mi è girato? Allora, nel frattempo vi faccio vedere questo mascara che mi era piaciuto molto, Intense Metamorphose di Yves Rocher. Il problema, ma magari non è colpa di questo mascara, però è successo quando poi ho iniziato a metterlo, magari lui non c'entra. Io ho iniziato a metterlo tutte le mattine, tutti i giorni. Dai che ti ridai, ho sviluppato un rossore pazzesco all'occhio, che però era già iniziato prima. Però ripeto, voglio essere veloce su questo argomento perché non voglio essere troppo lamentosa. Mi sento dire da alcuni della mia famiglia: ma no, non ti preoccupare, lo sai che tu hai l'allergia al make up, non ti devi più truccare, cioè proprio veramente il delirio. Ma magari è così, ragazze, magari io non posso più truccarmi, perché se l'occhio mi diventa viola e non ci vedo, perché davvero non vedevo, vedevo tutto proprio sfocato, peggio di come vedo normalmente, io cosa devo fare, ragazze? Cioè, se voi avete idea di qualche marchio che fa trucco occhi, ma veramente ultra ipoallergenico, ma non ne conosco, se c'è qualche azienda in questo momento che mi sta ascoltando, contattatemi, perché ho veramente bisogno di utilizzare del make up che sia veramente antiallergico, e ho dei seri problemi. Dicevo, scusatemi, ma questo è anche un po' un video sfogo, un video particolare in cui appunto mi lascerò anche un po' andare con voi. Vado a un certo punto in bagno la domenica mattina, quindi vi parlo di una settimana fa. Praticamente io mi vedo quest'occhio che veramente era oltre, e poi avete presente l'iride, cioè l'iride sul lato interno qua era bordata di grigio, proprio grigio. No, basta, mi sono detta, sono andata al pronto soccorso oculistico che si trova
diciamo nella mia delegazione, mi dicono: lei ha una infiammazione, infezione, le diamo un collirio di con cortisone, non mi sono truccata per nulla, è una settimana esatta che in pratica non mi trucco, e ora veniamo oggi, appunto, mi sono truccata. Ora vorrei anche andare avanti con i prodotti veramente floppissimi, e lo avevo messo nei prodotti che mi erano piaciuti, ma mi sono ricreduta. Fix It Like a Boss di Essence, no, veramente anche no. Allora, forse voi l'avete usato, forse voi avete capito perché non mi piace. Non mi piace perché sì che fissa bene, benissimo le sopracciglia, altro che se le fissa, però le fa diventare dure come vetro, quindi vedete voi, cioè a volte pure un po' di patina. No, no, perché non dovrebbe lasciare le sopracciglia quantomeno più morbide. È chiaro che allora lo faccio anche con della lacca, lo faccio anche con un altro prodotto. Quindi Fix It Like a Box e Boss, scusate, sono fusissima, Rosa Essence, non mi sei piaciuta. Però mi piace anche essere propositiva e vi dico che di Essence ho trovato questo prodottino che secondo me è fantastico. Fixing Brow Mascara con fibre volumizzanti Thick and Wow. Questo, ecco, è veramente, veramente, veramente ottimo. Vi faccio vedere, sono un po' meno lamentosa. Buono, l'ho applicato sulle sopracciglia. Non lascia niente di particolare, non le indurisce, le colora molto meglio del mascara precedente di Essence. Altro flop, questo blush di Essence che avevo acquistato mesi fa ed è Beloved. Anche questo non si vede, sicuramente si vede più di quello di Kiko, cioè sarebbe questo, sicuramente si vede più di quello di Kiko, però ragazzi non ci siamo, no, no. Cioè non si vedono questi blush, cosa li compriamo a fare se poi non si vedono? Quindi altro floppissimo. E questa invece la matita labbra che mi piace, di Kiko, che ho acquistato, la Smart Fusion Lip Pencil. Questo è il colore, pare che sia il colore che va di più, il 33, giusto? Sì, ok, 33. E venendo a noi, vi dico, non è finita qui, perché io sabato scorso ho pensato di andare in un centro estetico. Ho detto sì, prendiamoci cura di noi, visto che siamo un po' sul depresso andante da un po' di tempo a questa parte. Io avevo prenotato unghie, quindi smalto shellac, ed avevo prenotato pulizia del viso, perché ragazzi io ho sempre fatto quasi negli ultimi 7 anni da sola. Faccio il trattamento viso entrando, diciamo, nella cabina, mi stendo, mi viene fatto un lieve, diciamo, una lieve detersione, niente di che, poi mi è stato fatto uno scrub immediatamente. A quel punto mi viene fatta la spremitura dei punti neri o brufoletti. Mi è stato detto in effetti che ne avevo pochi, che avevo giusto alle ali del naso qualche punto nero, ottimo. E poi io ho parlato dei grani di miglio, perché ho alcuni grani di miglio, e l'estetista mi ha detto: vado a vedere se, perché ho visto l'apparecchio e quindi lo usiamo. E poi è tornata perché non l'ha trovato, e quindi ha detto: vabbè, sarà per la prossima volta. No, grazie, la prossima volta non ci vengo proprio, perché preferisco andare altrove. A quel punto ho pensato: ma come mai non mi è stato fatto la vaporizzazione, non mi è stato fatto il vapore, piuttosto che magari passare l'apparecchio, no, cos'è, ultrasuoni, almeno a me hanno sempre fatto così dall'estetista. Questo non mi è stato fatto assolutamente, e mi viene passata subito una maschera. Una maschera, dice, vabbè sì, facciamo la maschera rivitalizzante. Mi viene messa questa maschera, io ragazze, nell'arco di ma neanche un minuto, perché l'estetista mi ha messo la maschera e poi è uscita dalla stanza e mi ha detto: torno tra qualche minuto. Meno male che è tornata, perché ragazze, io vi dico, ho iniziato a sentire pizzicore già dopo neanche un minuto che l'avevo su,
Ci credete che sono diventata viola? Io non mi sono vista sul momento, mi sono vista dopo, quando sono uscita dal centro estetico e quando quindi avevo anche già fatto il trattamento poi un po' lenitivo, diciamo così. Però vi assicuro, io mi sentivo un fuoco qua, sulla fronte, ovunque, soprattutto qui, un fuoco pazzesco. Stavo per chiamarla quando lei è arrivata e si vede, m'ha vista e mi ha detto: "Ah, ma brucia, brucia, tu sì, guarda, io, visto la giovane età, ripeto, visto il fatto che comunque non mi piace essere aggressiva, non lo sono di natura. Ho detto: "Guarda, fai qualcosa perché questa maschera mi ha dato una reazione negativa". E lei effettivamente inizia a togliermela con questo asciugamanino freddo, con acqua fredda, e inizia a farmi proprio le pezze. Pezze, asciugamanino con pezze d'acqua fredda, ragazze. Io non ci. No, no, non sapevo più come fare perché veramente mi sentivo esplodere la pelle. E fra l'altro pensavo: ma com'è possibile? Perché io so di avere la pelle un po' sensibile, ma una reazione del genere non l'ho mai avuta, gliel'ho anche detto. Ho già fatto delle maschere in istituti vari, ho già fatto dei trattamenti, non mi è mai successa una cosa del genere. E lei stessa è rimasta un po' così, ha guardato, gli ho detto: ma guarda cosa c'è nell'inci. Questa non so se sapesse, dico la verità, cosa fosse l'inci. Pezze, pezze, pezze fredde, pezze fredde. Alla fine le dico: guarda, hai qualcosa di lenitivo da mettermi, cioè gliel'ho dovuto dire io, ragazze. Alla fine trova una crema con amido di riso, sì, lenitiva. Dico: guarda, va bene, allora mi spalma questa crema con amido di riso. Poi è stata gentile, mi ha fatto un massaggio drenante, quindi appunto concentrandosi su questa zona qua, proprio sgonfiante, diciamo drenante, che mi ha fatto molto piacere, l'ho ringraziata. Ragazzi, un'esperienza davvero terribile. Poi, quando lei ha finito, io sono andata al bagno, ero veramente con la pelle ancora fino a qua al collo rossa, rossa, e sembravo abbronzata, cioè sembrava che io avessi preso il sole, vi giuro. Successivamente ho fatto lo smalto, niente da dire, normale. Vedevo che era molto veloce, diciamo, questo metti dentro alla lampada, tira fuori. Insomma, è stato tutto molto rapido. E io sentivo comunque che le unghie erano un po', cioè che non erano, come si dice, polimerizzate bene, probabilmente, io non me ne intendo tanto, le sentivo un po' gommose, mi davano un po' fastidio. Avevo come l'impressione che la polvere mi si sarebbe appiccicata sopra le unghie, cosa che non è successa, però sta di fatto che a distanza di 6 giorni io ho iniziato a sentirlo che si sollevava e me lo sono tolto completamente. Non ho neanche dovuto usare l'acetone perché io sono terribile con le unghie, con lo smalto, anche col gel una volta me lo spezzo, io non so, infatti ora volevo rifarlo, però mi sto dicendo nel caso, perché magari te lo ristacchi. Insomma, esperienze un po' così, ecco. Cosa vi posso dire? Mi sono tagliata i capelli perché ne sentivo la necessità, visto che erano molto molto rovinati. La mia parrucchiera mi conosce da tanti anni, sa che io ho sempre amato questa pettinatura, anzi li ho già tenuti anche più corti. E qui ho intenzione di farmi stirare la frangetta perché, avendo i capelli mossi, non ci sta e quindi è la prossima cosa che vorrò fare. Io spero davvero, ragazzi, di non avervi annoiato. Mi scuso se mi sono dilungata troppo. Avevo proprio bisogno di raccontarvi un po' di queste cose. Veramente poco, come dire, piacevoli, niente di grave, ci mancherebbe altro, forse l'occhio, insomma. Può andare meglio, dovrò fare poi un ulteriore controllo. Non vi dico quanto ho speso per la vista, per il rinnovo della patente. È stato veramente un periodo così particolare. Grazie ancora per essere stato in mia compagnia. Lascia un like se ti è piaciuto il mio video e iscriviti al canale per accrescere la nostra community e mi fa davvero tanto tanto piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!